Senta, sull'autonomia, qualche giornale parla che, del fatto che lei e Zaia presenterete una proposta comune. Ce la spiego. È un documento che è arrivato da dal governo a seguito delle richieste di modifica che abbiamo fatto, che io ho fatto e che Zaia ha fatto, e che è un passo in avanti rispetto all'ultima versione, è arrivato l'altro ieri, quindi lo stiamo verificando. Io sono moderatamente soddisfatto perché sono state accolte tutte le richieste di modifica, in particolare sul piano del finanziamento del sistema di autonomia, che non è più la partecipazione a un tributo, ma la partecipazione a uno o a più tributi erariali, che era quello che aveva chiesto anche Zaia, la specificazione che non si parla di costo storico, ma di quello che lo Stato già spende in regione per le materie che saranno passate, e quelle risorse passeranno nel bilancio della regione, e poi soprattutto il fabbisogno standard, che su mia richiesta è stato specificato, è il fabbisogno calcolato a livello nazionale, non a livello della regione, perché sennò non ci sarebbero state risorse aggiuntive. Questo è l'ultima cosa che abbiamo voluto specificare, tutte le materie che ci interessano, e questo è stato messo, quindi io sono soddisfatto di queste modifiche, ne parlerò con Luca Zaia, ne ho già parlato con Bonaccini, che è intenzionato a concludere l'accordo entro la fine del mese. Dopodiché passeremo all'altro punto, è che viene specificato che una volta concluso l'accordo non va in Parlamento e il Parlamento può stravolgerlo, perché il principio è prendere o lasciare, quindi la firma di questo accordo e la definizione dei contenuti tra la Regione e il Governo vincolerà anche il prossimo Parlamento, e questa è una cosa importante. Scusi Presidente, quante sono le materie? Noi ne abbiamo chieste 14, che sono quelle del tavolo di Bologna, del tavolo di Milano e del tavolo di Roma. E queste 14 sono indicate, non per tutte le materie si è già esaurita la verifica che il governo ha fatto, perché non c'era tempo, su 5, ma le altre stabiliamo il metodo, e per tutte queste materie ci sarà il tavolo che continuerà con il prossimo governo e con il prossimo governatore. Sono soddisfatto sull'EMA, ha fatto ricorso oggi la Regione. Sono questi tre principi, vengono stabiliti i principi, la compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali, che è una cosa rivoluzionaria, perché vuol dire mettere fine al principio dei trasferimenti, ok? E vuol dire che il reddito prodotto in Regione Lombardia entra nel bilancio della Regione Lombardia per le tasse pagate, quindi significa più investo, più cresce il PIL, più vantaggi io ne ho diretti come Regione Lombardia. E poi quello dei costi standard o fabbisogni standard, che è la battaglia storica della Lega, che vuol dire premiare il merito, che vuol dire premiare le regioni virtuose e penalizzare le regioni meno virtuose, costringendole a fare meglio, a spendere meglio. Questi sono i due principi fondamentali che avevamo chiesto e che sono lì, e quindi sono una buona soluzione, assolutamente soddisfacente per noi. Presidente, lei ha qualche speranza? Noi abbiamo deliberato oggi di partecipare al ricorso che ha fatto il Comune di Milano. Penso però sempre che, al di là delle carte bollate, quello che conta è l'impegno del governo. Se è vero che Amsterdam ha nascosto qualcosa, e uso il se è vero comunque che rispetto a novembre là c'era il rischio che la sede provvisoria non fosse pronta, oggi c'è la certezza che non sarà pronta, beh, la Commissione europea, i 27, il Consiglio europeo deve darsi una mossa e in sede di autotutela dire: non ci garantisce più Amsterdam la partenza della EMA 29 marzo 2019, questo è un danno per i cittadini, per la salute dei cittadini, cambiamo e riportiamo a Milano. E quindi è l'azione del governo Gentiloni che deve ottenere questo risultato. Io confido più in questo che non sulle carte bollate, perché poi, avendolo affidato a un giudice olandese, insomma, con tutto il rispetto, però.
Presidente, deve alzare un po' più la voce il governo Gentiloni, secondo lei, su questo tema, proprio perché lei dice che deve essere una soluzione politica. No, non deve alzare la voce. Alzare la voce a Bruxelles non funziona, è un ambiente ovattato. Deve andare a Bruxelles e senza alzare la voce, mediaticamente parlando, deve ottenere il risultato di convincere i 27 per il bene dei cittadini e della salute dei cittadini a riconsiderare la decisione. Bisogna trovare una compensazione per Amsterdam. Certo, il governo italiano deve darsi da fare per ottenere questo, ma noi siamo pronti. Il Pirellone è pronto e quindi se ci sarà questa decisione siamo ben felici di ospitare Ema. La scelta del giudice olandese invece è... Non come. Un'ultima cosa, quindi sull'autonomia lei ha detto che è soddisfatto, quindi è verso la firma dell'accordo col governo, ma ci sono ancora... Ci sono ancora alcune questioni da definire per quanto mi riguarda. Il Veneto ha tenuto una posizione più radicale rispetto alla nostra, vuole tutte e 23 le materie, vuole i 9 decimi, quindi parlerò con Zaia, però essendo, come lui ha detto, un sistema differenziato, okay? Può anche darsi che quello che va bene a noi non va bene complessivamente al Veneto, non dobbiamo fare una cosa necessariamente tutti insieme. Per quanto riguarda la regione Lombardia, io dico che questa bozza che è arrivata è soddisfacente all'80%, c'è ancora da lavorare su questo 20%, confido che si riesca a concludere entro la fine del mese.